Signori, buona serata, buon weekend, buon sabato. Sono un po' in ritardo, eh? Sono un po' in ritardo e però ho avuto da fare. Purtroppo i weekend sono sempre ricchi di impegni, eh? Tutti abbiamo i nostri impegni. Poi le festività natalizie non è che hanno fatto un gran favore a noi, a parte qualche riposo, ma poi si è mangiato, eccetera, eccetera, e poi comunque, eh? La catena degli impegni si accumula, eh? E quindi siamo qua oggi, eh? Ci vediamo stasera praticamente. Allora, recensione quindi del soap, eh? Di un soap oggi, di un soap di aspetta, devo no, perché non trovo il posizionamento. Furia. Il cavallo del West, chi se lo ricorda il cavallo del West? Furia, cuoio su legno, soap di The Goodfellas Smile, Barbieri Uniti, produttore. Barbieri Uniti, ma c'è una novità perché, una novità che praticamente. Poi non si ripeterà in questa versione. C'è il Simpson. Sai che devo tappare un attimo la potenza di questo faro perché se no non si vede. C'è in edizione speciale Simpson dei Chubby 2, eh? Ruby, e se no non si vede. Cioè, mi acceca questa luce praticamente. Cioè, tra la videocamera che uso la domenica. E questo faro abbagliante ci vogliono gli occhiali da sole. Fuchs Ruby, di Simpson, Chubby 2, che vado a scartare in questo momento, sintetico. È un'edizione speciale che era stata fatta per coloro che erano presenti all'evento di Palermo. Durante l'inaugurazione dello store, e c'era questa versione disponibile in acquisto per gli utenti. Arrivo un po' in ritardo, però arrivo. Gli impegni sono stati tanti. C'è questo Chubby 2, molto bello, devo dire. Forse c'è ancora qualche pezzo nello store di Palermo. Bisogna contattarli, io no. Sinceramente non lo so, però lo utilizzo oggi durante la recensione. Bello questo faro, mi permette di vedere bene. Lo metto in ammollo, Chubby 2 Synth Ruby, eh? E poi andremo a provare questo Furia. Furia. Legno su cuoio. Vediamo un po' il sentore olfattivo di questo Furia. E ha proprio le caratteristiche di colore, eh? Del cuoio e del legno. Potente, potente l'impatto olfattivo. Consistenza della pasta, è pasta questa, eh? È pasta dura, pasta di sapone, pasta di sapone, pasta di sapone che ultimamente stiamo riscoprendo praticamente, anzi stiamo scoprendo, eh? La pasta di sapone. C'erano le creme fino a 3 anni fa, creme da barba. Adesso le paste di sapone che vivono, eh? Vivono, già da anni vivono. Ci sono delle paste di sapone che vivono ancora dopo 3 anni.
Beh, in questo periodo devo dire che il legno su cuoio crea un'atmosfera, devo dire, eh? Crea un'atmosfera. Intanto io mi bagno il viso, intanto che Chubby 2 Synth oramai ha già raggiunto un livello tecnico di utilizzo, eh? Poi lo risciacquiamo. Sto aspettando l'acqua calda. Attendo l'acqua calda. Chubby 2 Synth ormai è pronto all'uso, eh? Mi bagno il viso, lo idrato. Idratazione importante prima di ogni montaggio in viso, eh? Potevo già farlo prima, eh? Però io faccio tutto in diretta. Aspetto noi tutti insieme proprio per avere un riscontro all'unisono, no? Chubby 2. Diamogli una sciacquata per il primo utilizzo con acqua tiepido calda, eh? Una sorta di lavaggio, quindi è un lavaggio. Lavaggio di Chubby 2 Synth a Ruby. Ripeto, non esiste in commercio, cioè non è nella linea di Simpson, ma è un'edizione speciale creata per l'inaugurazione dello store di Palermo, di Barbieri Uniti. Allora, secondo me Chubby 2 Synth è pronto all'utilizzo a questo punto. Ti capì? Ruby è Ruby, è comunque. E non sa di niente. Sa di Ruby. Magico. Allora, vediamo questo Furia. Furia che andiamo a montarlo in ciotola. Prendiamo un fiocco. Poi si trasforma in un'abbondante, la ditata, no? Vedete voi quanto può essere la quantità presa, è un po' elevata, effettivamente. Qui mi avanza, devo spalmarlo per bene sul fondo, più la superficie è piana del sapone, più il pennello aggrappa e prende, altrimenti non prende. Se lasciamo la pallina sul fondo non prende, non prende una mazza. Mettiamo dell'acqua calda all'interno della ciotola proprio per sciogliere il soap. Sta sciogliendo, si scioglie, ciotola in granito. Intanto strizzo per bene Chubby 2 Synth Ruby, due azioni in una, con una strizzo, con l'altra giro la ciotola.
C'è dell'acqua saponata praticamente, che adesso vado a prelevare con il Chavi 2. Strizziamo un po' ancora il pennello, perché altrimenti non riesco a prelevare il sapone. Speriamo di averlo prelevato tutto, perché ho fatto un'azione di scioglimento mica da dire. Allora, Chavi 2 nuovo, Synth. Qui ho prelevato tutto, quasi tutto. È intriso il Chavi. Bagno il viso e vado a montare questo Furia. Che andrà indubbiamente tirato proprio per avere la consistenza giusta per la prova, il test che andiamo a fare. Naturalmente quando il pennello è nuovo si hanno dei riscontri lievemente minori, mentre invece domani durante la datatura sarà maggiore la performance del SOP e anche del pennello. Questo è un dato di fatto che riscontriamo ogni volta. Intanto il sapone si sta tirando, si priva dell'umidità in eccesso e scaturisce questo sentore di legno su cuoio. Potente di Chavi 2 con manico di sezione generosa, Io direi che è più che sufficiente questo primo montaggio, che ha praticamente coperto quasi tutto Chavi 2, Synth, Ruby. Eh?
tolgo il sapone in eccesso dalla maglia, dato dai miei montaggi piuttosto roccamboleschi. Vediamo un po' quello che è di superficiale, cioè ciò che è in superficie, più che altro, non superficiale, di questo Furia. Montaggio corposo, sostenuto. Sciacquo le mani. Comunque scende in profondità, questo Furia, un po' di profumo, il sentore di questo legno su cuoio si fa sentire. Vediamo un po' di rafforzare il montaggio, con Furia. E Chubby 2, ho praticamente rimontato il sapone, vado a rinvigorire in viso il montaggio. Qui già un'azione più vigorosa di Furia, il Chubby 2 Ruby che praticamente esplode di soap, esplode veramente gli acqui di Oval, il sintetico di riferimento praticamente, pazzesco. Adatto a montaggi face lathering, soprattutto semi-montaggio in ciotola. Ho fatto un macello come al solito, ma il mio montaggio non importa. Tutta roba che va in lavatrice, il sapone che si aggiunge, no? Vediamo un po' la prova dell'unghia per questo Furia. Che
sembra veramente essere sceso in profondità anche grazie all'azione di sintetico, perché sintetico comunque ha un'azione più veloce della fibra animale, purtroppo animale, purtroppo, perché animale purtroppo scende in profondità, con questo montaggio a stucco che conosciamo benissimo, e basta, scende. Scende molto. Sì. Proprietà olfattive elevate di questo legno su cuoio, vado a risciacquarmi il viso. Molto risciacquato, è sempre risciacquato bene il volto dal sapone, perché sennò si secca il viso. Mi sono sciacquato anche gli occhiali. Il sapone caldo, devo dire. Caldo adatto alla stagione. Scoliamo gli occhiali, adatto alla stagione fresca, ma secondo me ci sta anche in un'estate torrida, sia il far west, che ricorda molto il cuoio delle selle, dei cavalli. Linci, vediamo se riesco a vederlo. È un po' che non uso la lente di ingrandimento, non importa. Acqua, acido stearico, l'olio di cocco, idrossido di sodio, vabbè, c'è il prunus come al solito, tra i prodotti di un certo livello. Cinnamil, certo, ma ammazza, faccio fatica a leggere, però Linerol, Coumarin, l'alcol, tuttavia piuttosto naturale, un post anche abbastanza morbido, devo dire, morbido come richiede la profumazione di cuoio, cioè la richiama praticamente, viene richiamata da questo soap. Questo risciacquo Shabby 2 Silk Ruby.
qualche colpo di frusta per sciacquare il pennello. Fantastica il comportamento di Chubby2, perché è praticamente un ciuffo che prende qualsiasi cosa, qualsiasi sapone, e poi lo spande in viso e non ha praticamente dei residui, cioè lui prende tutto praticamente. Lui prende, ha una trama del ciuffo, pazzesca. E questa è la caratteristica base di Chubby2 in qualsiasi versione. Insieme a Furia. Domani proveremo anche l'Aftershave, che finalmente Goodfellas ha messo a disposizione. Furia, l'Aftershave. Furia, Aftershave. Lo proviamo. Vogliamo sentire il sentore. Ah, vedo che c'è praticamente il tappino, quindi c'è praticamente una boccetta editabile. Editabile, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è, in pratica la boccia è aperta, sì. Mamma mia, è potente. Guardate che bocca che ha questa boccetta. Pazzesca, è più grande il buco. Editabile, quindi si può mettere il tappo per fare uno splash in mano un po' più discreto, oppure versarlo. Come pensate che lo utilizzerò adesso io? Vediamo domani, domani lo vediamo, parliamo al divertimento. Intanto c'è qua Furia, ammazza come sa di. Il mio su cuoio, effettivamente, cioè l'olio, praticamente l'olio essenziale, che un po' si è distribuito all'interno della confezione, e poi sul fondo si sta sciogliendo, un po' fresco qua dentro, però chiaramente poi agitandolo si scioglie, magico, diventa ancora più potente l'azione olfattiva. In effetti, ammazza, oh. È proprio calda come è potente, eh? Potente. Io vi saluto, amici. Ci vediamo domani per la sbarbata di domenica. Buon 2019 a questo punto. Stasera vi ho trattenuto ancora più del solito, eh? Però vi saluto e poi ci vediamo domani. Ciao amici, buona serata, buon sabato sera. Ciao da Mauro dal canale della Statura del Neofita. A domani.